Amici di Lario Sport, siamo qua da Cislago, campo di allenamento del Como Women. Siamo con Chiara Cecotti, difensore del Como Women. Siamo quasi al termine della stagione, una bellissima stagione per il Como Women. Innanzitutto ti chiedo un tuo commento: avete ottenuto la salvezza con ampio anticipo, immagino che siete molto soddisfatte. Sì, ovvio, la prima stagione in Serie A nessuno se l'aspettava. Abbiamo raggiunto un traguardo incredibile con 3 giornate d'anticipo e insomma direi che per il lavoro fatto durante l'anno ce lo siamo meritate. Senti, siete partite ovviamente con un po' di difficoltà, avete avuto qualche problema nella parte finale della prima fase, ma tu hai mai avuto il timore che questa squadra non ce la facesse oppure siete sempre state molto fiduciose sulla salvezza? Insomma, cioè, ci sono stati dei momenti difficili, soprattutto inizialmente, anche perché il salto di categoria comunque si sente. Però la forza di questa squadra è sempre stato comunque il gruppo e staff compreso, squadra, giocatrice e staff. E anche nei momenti di difficoltà comunque abbiamo sempre messo prima la parte calcistica che il resto, e quindi questo penso che sia stata la nostra forza. Tu come hai ritrovato la Serie A dopo che avevi giocato già a Tavagnaco? Quest'anno era il primo anno di professionismo e sicuramente è stato un bel cambiamento per voi in generale. Sì, io ho fatto un po' di anni in giro dopo Tavagnaco, sono stata in Svizzera, in Polonia. L'anno scorso ho avuto questa chiamata, anche se eravamo comunque in Serie B, ho deciso comunque di sposare questo progetto e diciamo che ne è valsa la pena, sono molto felice. Ecco, poi la tua stagione è stata molto importante perché oltre ad essere una delle più presenti però fai un po' tutti i ruoli della difesa, giusto? Quindi ti sai adattare a tutto quello che il mister ti chiede? Sì, diciamo che ci provo e comunque vabbè, cerco di dare il mio meglio sempre ovunque decida di farmi giocare mister, e penso sia importante saper fare anche più ruoli e dare un contributo alla squadra dove è necessario. Ecco, ricordiamo Como Women che ha atteso dall'ultima partita stagionale sul campo del Sassuolo. Cosa ti aspetti a quest'ultima partita per chiudere bene la stagione? Comunque vada, penso sia stata una stagione incredibile e quindi ovvio che fa piacere finirla con una farebbe piacere finirla con una vittoria. Però l'importante è che ci divertiamo tutte e vada come vada, sarà comunque un ottimo bello, risultato, sì. Dai. Ecco, ringraziamo il Como Women, ricordiamo che anche Como Women sarà una delle protagoniste alla nostra serata dell'Ario Sportivo del 6 di luglio con la presentazione dell'almanacco, e appunto vi diamo appuntamento al 6 di luglio. Grazie ancora Chiara Cecotti e Como Women. Grazie a voi.